Amici di FVG Sport Channel, appassionati di Minors, ben ritrovati, benvenuti sulle nostre frequenze. Siamo tornati per la Serie D in Friuli Venezia Giulia, il girone Castellani, vado a dire girone Est, a San Gottardo, al palestra Mario Vecchiato, per la sfida che vede di fronte i padroni di casa della Giatti Basket Time in maglia blu-gialla, opposti al Rorai Grande che indossa questa sera la maglia gialla con numeri blu. Gli arbitri sono i signori Cotugno e Fornaro. Basket Time che è in campo ed è già andato a segno, così come il Rorai. Basket Time è in campo con il numero 7 Andrea Mosnik, il numero 20 Leonardo Feruglio, il numero 9 Nicolo Springolo, ormai da anni alla corte della presidentessa Letizia Di Leo, il numero 10 il capitano Federico Sandri e completa il quintetto udinese il numero 15 Daniele De Marchi in possesso di palla ora, mentre Sandri tenta lo step back andando a sbagliare il suo tentativo. C'è un fallo in attacco a De Marchi. La polisportiva Rorai Grande invece sul parquet con il numero 14 Massarotti, il numero 4 Francesco Cisco Dal Moro, il numero 00 Camisotti, il numero 2 Alessio Freschi che è anche capitano della formazione naoniana, completa il quintetto pordenonese il numero 24 Claudio Begicchi. Ci sono sul parquet, come avete per chi mastica di minor, ci sono giocatori che hanno militato anche in categoria superiore. Mosnik nelle fila della Basket Time, su tutti, anche in C1 ai tempi della Virtusudine, mentre nelle fila pordenonesi i giocatori di riferimento sono sicuramente Claudio Begicchi e Cisco Dal Moro, che hanno alle spalle esperienza anche con il sistema basket Pordenone. 5-7, quindi più 2 per Rorai il risultato. Questa è la seconda giornata del girone della Serie D, la Serie D che ovviamente seguiremo anche quest'anno per darvi la possibilità di vedere all'opera anche le formazioni che militano in questo campionato, oltre alla Serie C Silver del comitato regionale retto dal presidente Giovanni Adami. State sempre sintonizzati su fvgsportchannel.com con tutte le informazioni. Tra l'altro, mentre Camisotti va a sbagliare il gancio da sottomisura, ci saranno abbastanza a breve delle novità anche per quanto riguarda la nostra emittente. Non vi svelo nulla, anche per lasciare così un po' di pathos a riguardo. Posso solo dire che aumenterà, se possibile, il nostro impegno per dare spazio e visibilità anche a queste discipline, a questi campionati, che sono, va detto, seguiti con grande passione ed interesse da un grande numero di tifosi, anche di curiosi e anche di addetti ai lavori, ovviamente, perché sono sicuro che davanti allo schermo in questo momento ci saranno anche giocatori e soprattutto allenatori delle squadre avversarie di Basket Time e di Rorai, pronti a studiare ogni mossa, ogni gioco, ogni caratteristica delle formazioni in campo. Mosnik perde palla, Camisotti riesce a far partire in transizione offensiva Freschi, tiro sbagliato. Mosnik si palleggia sul piede, palla persa, non benissimo. Camisotti, altra palla persa, non si intende con Freschi che stava tagliando lungo la linea di fondo. Dai,
Sandri. De Marchi gioca su linea esterna e da Basket Time. Mosnick si spazia rispetto al difensore, attende l'uscita dai blocchi di Sandri che va a canestro, subisce il fallo di Begichi. Offensivo, c'è ancora da sistemare il postazione della telecamera, anche perché al palavecchiato la postazione, come vedete, la visuale è ostruita dalle transenne, per fortuna che sono le transenne tra l'altro, ma poi c'è gente che entra ed esce ancora. Siamo a metà del primo quarto, c'è in lunetta Claudio Begichi. Dall'altra parte, transizione Sandri, arriva al ferro, viene stoppato dal numero 9 Kilbrew, appena entrato nelle fila naoniane, mentre Sergio Pesante, coach della Geatti, spedisce sul parquet il numero 17 Riccardo Baldan. Che esordisce subito con una palla persa. Al modo grande schema porta a realizzare layup da sotto proprio lo stesso Cisco dal modo numero 4. Ottimo anche l'assist da parte di Kilbrew. Gioco in continuità per la Geatti, arriva Ferruglio per la posizione post basso, la boccia però è nelle mani di Baldan. Sandri da due punti, padella sul secondo ferro, la palla è per il Basket Time. Ancora dal modo, che ha preso ritmo dal canestro precedente, sul tiro da tre punti è sul secondo ferro. Sandri, Mosnick, Springolo. Mosnick tira da tre punti sul ferro, ma Sandri recupera il balzo offensivo, quindi extra possesso in attacco per il Basket Time. Allo scadere dei 14 secondi, Springolo con il tiro del cameriere, molto bene, di virata, di tecnica, di tocco, due punti per il 13 a 10, scusate, per il Basket Time. Il Brew, movimento di potenza in post basso, si appoggia su Ferruglio, realizza due punti di pregevole fattura. Poi iniziativa di Andrea Mosnick sul palleggio del giocatore tarvisiano, c'è il fallo di Begichi. Esce Sandri nel filo del Basket Time, entra il numero 8 Giovanni De Marchi. Anzi, è il numero 6 Federico Ceschiutti, mentre nel Rorai esce Begichi ed entra il numero 3 Mattia Marchi. Altro fallo, chiamato a freschi. E altra sostituzione per il Basket Time, esce proprio Freschi, gravato di due falli personali. In campo Fulvio Massarotti, numero 14.
rischio, ti sbaglia dall'angolo il jump, il rimbalzo in attacco, quindi extra possesso per il basket time. Mosnick senza ritmo, il suo tiro da tre punti frontale è sbagliato. Accelera Rodaro, il Bruce sbaglia l'appoggio, contropiede per basket time. Mosnick, Valdan cerca un Pertuso senza trovarlo, poi si palleggia sul piede, palla persa per gli udinesi. Si mangia un canestro che per uno con i suoi mezzi fisici dovrebbe essere abbastanza facile. Dall'altra parte il basket time butta via il contropiede. 2.48 al termine del primo quarto, time out chiesto da Pesante. Prende il gioco con Rodai in attacco, palla per Massarotti. Massarotti tenta di pegnare la difesa dal molo da tre punti, sbaglia, ma rimbalzo offensivo Kill Blue, regala un extra possesso ai Naoniani. Questi è Rodaro che va a fare conoscenza con le doti difensive di Ferruglio, stoppa il pallone dal molo. Ancora Rodai in attacco, controllo con il tallone da parte di Springolo, possesso per la formazione di Paolo Freschi. Stiamo per entrare negli ultimi due minuti del primo periodo. Dal modo, finta, entrata, terzo tempo, altro errore che dà la possibilità del contropiede al basket time. Rientra bene in transizione difensiva Rodai, tanto che con una brutta scelta da parte di Mosnick gli udinesi perdono palla. Fallo in attacco, tentativo di divincolarsi dalla stretta del difensore. Si lamenta in panchina Paolo Freschi e manda in campo anche il numero 00 Camisotti. Arriva al ferro, segna due punti che tengono in vantaggio gli udinesi. Dall'altra parte Massarotti accelera, tenta di imitare il collega di rimpettaio e guadagna due tiri liberi. Fulvio Massarotti. Sul secondo ferro il secondo tiro libero di Massarotti, che se poi si addormenta in difesa al basket time, regala un alto extra possesso che Kilbriu gestisce nel migliore dei modi, segnando e recuperando anche il tiro libero aggiuntivo dopo il fallo di Ferruglio.
realizza anche l'aggiuntivo il giocatore di Paolo Freschi, pareggiando quota 15, ultimi 70 secondi del primo quarto. Chiutti, Baldan ribatte lato su Springolo, arriva dal lato debole Mosnik, che poi si butta dentro in precario equilibrio, sbaglia Ferullo, il lato difensivo segna il tappino su donna che fallo. Gioco potenziale da 3 punti per il numero 20 di Sergio Pesante. A segno. Più 3 per il Basket Time. Torna, anzi, per la prima volta in campo entra Giovanni De Marchi, numero 8, al posto di Mosnik. Dall'altra parte è pronto a scendere sul parquet Claudio Begicchi. Mancano 64 secondi al termine del primo quarto. Massarotti, benissimo Begicchi sul gioco di Camisotti, e poi subisce anche il fallo di Baldan su un show difensivo. Era del tutto inutile, perché a 50 secondi alla fine, in situazione di bonus, con Begicchi che stava andando verso il centrocampo e non verso il canestro, era un fallo abbastanza inutile. Due tiri liberi per Claudio Begicchi. Sbagliati entrambi, Begicchi si trova però il pallone in mano per il tap out di Killbrew, e quindi con un extra possesso per Ervai. Killbrew se la gioca in post basso, sbaglia, ancora un imbalzo, alla fine però esce da Alcatraz, una palla in mano dei Marchi, che vola in contropiede il Basket Time con Ceschiutti che resta a due punti sbagliandolo, si infuria coach Pesante. Dall'altra parte Begicchi fa lo stesso, sbaglia un tiro da tre punti di transizione, Springolo 2 contro 1, questo gestito bene ma sbagliato, rimbalzo offensivo di Sbaitz, ultimi secondi, Springolo va via del Moro, serve un pallone a Ferullo che pecca di potenza, e allora Ceschiutti stampa sul secondo ferro anche l'ultimo tiro del primo quarto, che va in attivo sul punteggio di 18 a 16. Vai grande in casa della Basket Time Geatti al Pallavecchiato di Sant'Osvaldo in questa seconda giornata di andata della Serie D in Friuli Venezia Giulia. Rovai in maglia gialla, Basket Time in maglia blu. Basket Time che ha avuto anche 7 punti di vantaggio, ma poi nella seconda parte del secondo periodo il Rovai è riuscito a mettere il naso avanti e anche a giocare con un'inerzia, un momento di inerzia migliore, rispetto, più efficace rispetto ai padroni di casa. Camisotti, brutto passaggio da parte del playmaker, dunque prima azione offensiva del secondo tempo per i padroni di casa di coach Sergio Pesante. Vi ricordo che gli arbitri sono Cotugno e Fornaro. Ferullo sotto canestro, sbaglia in due circostanze consecutive. Dall'altra parte Massarotti arriva al ferro e realizza il più 4 per la formazione di coach Paolo Freschi. Springolo in post basso, trova il Pertugio, si infila sotto le ascelle dei difensori e realizza, poi recupera anche un pallone per una malaccorta rimessa da parte di Alessio Freschi. Mosnik
Ferruglio contro Camisotti, Ferruglio in estensione, sotto mano di sinistro. Camisotti difende con intensità paragonabile a quella di un giocatore di briscola. Idem dicasi per la difesa del Basket Time, che sul ribaltamento di fronte concede un facile canestro a Massarotti. Sempre più due per gli ospiti. Mosnick. Step back di Mosnick a centro area. Il canestro del numero 7. Che poi va a commettere un fallo del tutto inutile. Si la prende con l'arbitro, ma caro Mosnick, lì hai fatto una fesseria tecnica. Massarotti. Quasi Mosnick recupera il pallone sul passaggio verso l'angolo dove era stazionato Dal Moro. Begicchi da tre punti, uccide le mosche o le cimici che stanno infestando la pianura friulana, ma non arriva al ferro e quindi 41 pari con il Basket Timer, che ha l'opportunità di passare in vantaggio. Taglio per gol di Mosnick, che segna con il fallo di Massarotti. Gioco potenziale da tre punti per Andrea Mosnick. E cambio per Freschi, che rispedisce sul parquet Kilbriu al posto di Massarotti. Gicchi contro la zona del Basket Time, il pallone arriva a Freschi che sbaglia il tiro da tre, l'ultimo a toccare è Camisotti secondo la coppia arbitrale, possesso per il Basket Time. Rigolo regala metri di spazio a Mosnick per il tiro a tre punti, sfortunato, ma il rimbalzo offensivo è ancora per gli udinesi con l'ottimo sforzo di Daniele De Marchi, al quale però sfugge la boccia. La recupera ancora al Basket Time con Mosnick, che arriva al ferro e in acrobazia in controtempo, proteggendosi anche con l'anello, permette agli udinesi di allungare. Un po' scombussolata la formazione di Freschi, che si ritrova sotto di 5. Paolo Freschi chiama time out. .50 al termine del terzo quarto, più 5 Basket Time, che ha iniziato questo secondo tempo un piglio nettamente più efficiente rispetto a quanto aveva espresso alla fine del secondo quarto. Ovviamente nel momento in cui parlo bene di fortuna di casa, Daniele De Marchi mi stampa la boccia sul tabellone.
con la zona Rodai. Freschi si intuffa da tra le linee, poi tenta un passaggio complicato alla Jason Williams, regala la transizione offensiva alla formazione di Pesante, sbaglia Sandri, la palla arriva a Mosnick che spara un'altra tripla, rimbalzo per Feruglio, ancora De Marchi, palleggio, passaggio nell'angolo, Sandri adesso il tiro dalle tacche, poco da commentare, Clark Blue, l'angolo per Dal Moro in avvicinamento, tiro sbagliato, rimbalzo di Feruglio, De Marchi, questo sì, riesce a fare bene queste entrate con appoggio in acrobazia, più 7 massimo vantaggio basket time. Ci avviciniamo alla metà del terzo quarto. Freschi, la zona 3-2 di Pesante ha avuto il merito di spegnere la luce in attacco per il Rorai, che adesso sta faticando a trovare la via del canestro, mentre Mosnick con una finta alla virata sbaglia. Freschi, la buona idea quella di accelerare i ritmi anche per evitare che la difesa di casa si schieri. Freschi però sbaglia l'appoggio, mantiene il possesso la formazione di Paolo Freschi. In campo Ceschiutti, fila gli udinesi, Vegicchi, Camisotti, gran passaggio sotto di tocco per Kilbrew e finalmente spezza il digiuno la squadra ospite, più 5 per chi attacca. Sandri, passaggio in the pocket per Feruglio, sbaglia tiro abbastanza semplice, dall'altra parte sbaglia anche Dal Moro, e poi da tre punti Ceschiutti sfortunato con la boccia che comunque resta in possesso dei padroni di casa, che vanno a segno con Feruglio sull'ottimo assist di Springolo, sempre più 7 basket time. Camisotti detto un altro gioco a due con chi più. Ceschiutti in carriera incrocia davanti a Alessio Freschi, mette fallo, sgambetto, rimessa in zona d'attacco per il basket time. Ceschiutti si butta dentro, tiro difficile in reverse, Dal Moro contropiede, rallenta e poi appoggia. Questa zona anche Paolo Freschi, Mosnick, De Marchi, regala a metro di spazio Ceschiutti che spara la tripla, sbaglia, rimbalzo di Alessio Freschi che può lanciare il contropiede. Alessio Freschi arriva al ferro, va a cercare guai e ritrova tutti, palla persa, gestito malissimo questo contropiede dal numero 2 del Rodai. Dall'altra parte Mosnick va a segno per il canestro del più 8 per il padrone di casa. C'è su Camisotti il fallo di Mosnick.
braccio schiutti, si fa bugelare da Kilbriu. Kilbriu tenta un passaggio al volo per Camisotti. Di solito a questi livelli o queste cose le fai bene oppure ti esponi all'udibrio tifo di casa. Non che il basket time però approfitti di questa cosa, infatti si fa subire un canestro al quale mette una pezza questo piazzato di Daniele De Marchi. Camisotti dal molo da tre punti, altra padellata, Freschi recupera l'imbalzo, serve l'assist a Camisotti che sotto canestro segna sfruttando il letargo nell'attenzione di Mosnick. Resta meno 6 Rodai con la De Marchi, fade away sul secondo ferro, è fortunato ma va a realizzare. L'altra parte in transizione, Bejiki riesce a trovare un bel canestro, tiene a meno 5 suoi, 5-7-5-2, sono quasi la fine del terzo quarto. Schiutti, Mosnick da tre, anzi Sandri da tre punti, bel canestro, nuovo più 8 per i padroni di casa. Da Mosnick che aveva segnato prima nell'angolo numero 7, adesso entra Federico Sandri al posto di Springolo, esce anche Ceschiutti, in campo Giovanni De Marchi. Diciamo che Sandri è entrato fisicamente ma non con l'attenzione che si richiede al momento. 44 secondi al termine del terzo quarto, più 8 per i padroni di casa. Rovai contro la zona, sempre 3-2, fronte pari che però si adatta parecchio, una specie di match up quella di Sergio Pesante, che al momento di recuperare il pallone, 27 secondi al termine, non può andare fino in fondo al terzo quarto basket time. Mosnick senza ritmo, tiro sbagliato, l'imbalzo di lo stesso Mosnick che subisce il fallo di Kilbriu, reo di non aver effettuato il necessario tagliafuori. Sandri, De Marchi, 10 secondi alla fine, De Marchi va a forzare una situazione sbagliandola, mancano 3 secondi, deve accelerare adesso Freschi, si arresta e tira da 3 punti sbagliando la tripla e quindi anche il terzo quarto va in archivio sul punteggio di Basket Time 60, Lodai 52. Secondo quarto al Palavecchiato di Sant'Osvaldo, in campo da Basket Time Geatti in maglia blu opposta al Rovai in maglia gialla, 18-15 punteggio dopo i primi 10 minuti.
secondo quarto che si apre con l'iniziativa di Springolo che subisce il terzo fallo di Alessio Freschi, che evidentemente questa sera non riesce a esprimersi avendo problemi di falli personali. Freschi che è in campo con i compagni Begicchi, Dal Moro, Camisotti e Kilbriu, mentre la Geatti è sul parquet con Ceschiutti, Springolo che sbaglia il tiro libero, Ferruglio, il numero 16 Sbaiz e Federico Sandri. 0 su 2 per Springolo, ancora in attacco il basket time. Ah, c'è De Marchi in campo, scusate, non Sandri. Giovanni De Marchi sbaglia, Sbaiz tiro da 3 punti, Begicchi non c'è il backdoor su Dal Moro, Freschi si incespica, altro contropiede per Basket Time, si spaventa Ceschiutti per l'incedere di Camisotti, poi all'imbalzo offensivo Ferruglio subisce fallo e andrà lunetta con 2 tiri liberi. Zero su due anche per Ferruglio, tanti tiri liberi sbagliati da una parte e dall'altra stasera. E anche tanti passaggi sbagliati, diciamo che la partita non è proprio per palati fini. Ferruglio è lui l'ultimo a toccare prima che il pallone esca dal campo. Altro possesso buttato via. Questo è un ottimo pick and roll centrale tra Freschi e Camisotti che porta quest'ultimo a depositare un layup del meno 1, 18-17. Ferruglio, 3 punti, catch and shoot è sbagliato, Ceschiutti prende il rimbalzo. E poi arriva al ferro per il nuovo più 3 Basket Time. Il Briu, Camisotti, Begicchi può scoccare la tripla, la stampa sul primo ferro, Ceschiutti molto attivo in questa fase dell'incontro. Springolo, Springolo, arriva al ferro, segna e subisce anche il fallo di Kilbriu. Tiro libero aggiuntivo per Nicolo Springolo. Anche questo fuori misura, sono curioso di sapere che cosa stia pensando coach Pesante. Bello il contropiede del Rorai, anche se Kilbriu si mangia il canestro da sotto. Break ancora per il Basket Time con De Marchi che arriva al ferro, sbaglia sul terzo tempo, accelera Massarotti e poi subisce un inutile fallo di De Marchi. E finalmente arriva un canestro da parte di una delle due squadre, è andato a segno il numero 14 Massarotti da 3 punti, Springolo nel post basso, tiro sbagliato, più 2 per chi difende, 20 per Rodai che è in attacco con Freschi. Ha un doppio blocco, prima Camisotti, poi Kilbriu, la palla arriva proprio al giocatore americano che appoggia la tabella, segna e subisce anche il fallo di Sbaiz.
tiro libero supplementare per Markin Kilbriu. De Marchi, Sbaitz ribalta al lato su Springolo. Solito gioco in continuità da parte della Geatti. Mosni, che è rientrato anche lui, palleggia questo tiro dal gomito dell'area. Pianferro, rimbalzo dinamico di Camisotti e poi contropiede della Rorai, andato a segno con Bejiki. Male in rientro difensivo della Geatti. Springolo, Mosnik, senza ritmo, padellata da tre punti. Momento di rottura per i padroni di casa, prova ad approfittarne Rorai, che con Bejiki sbaglia. Ancora Massalotti, rimbalzo offensivo, poggia la tabella, sbaglia anche lui. Mosnik Sbaitz, Mosnik indeciso se tirare, no, alla fine forza, rinuncia a un tiro facile, ne prende uno difficile forzato in fade away dall'angolo da tre punti con Kilbriu addosso, tiro sbagliato, recupera palla Rorai, che è avanti di 3 a 5.39 al termine del secondo periodo. Freschi, Bejiki a tre punti, catch and shoot, tiro che a malapena tocca la retina, nel senso che piglia anche il ferro. E rientra Cisco dal Moro nelle file del Rorai al posto di Bejiki. Non è piaciuta tantissimo questa iniziativa del suo numero 24 a Paolo Freschi, infatti catechizza il giocatore del sistema basket Pordenone. Sandri, De Marchi riesce in acrobazia a realizzare il canestro del meno uno. Siamo già nella seconda parte del secondo quarto. Kilbriu, Freschi da tre punti, sbagliato, e con il rimbalzo offensivo di Kilbriu Rorai resta in vantaggio. Ce n'è per tre, perché il numero 9 va in lunetta col tiro libero aggiuntivo a seguito del fallo di Feruglio. Un'altra situazione, poi si ritrova pallone in mano per realizzare un tiro da sotto. Meno 2 Rorai, 26-28, no, più 2 Rorai, 26-28. Massalotti, finta, partenza crociata, adesso di potenza, appoggia la tabella, ha fatto molto bene da Fulvio Massalotti, più 4 Rorai, 26-30. De Marchi, Mosnik, Daniele De Marchi, catch and shoot alle tacche, alto canestro di pregevole fattura. Resta meno 2 la formazione di Sergio Pesante. Dal Moro butta via pallone, poi però adesso Freschi lo recupera e subisce il fallo di Giovanni De Marchi, fallo antisportivo addirittura, considerato ultimo uomo. 3.38 al termine.
del secondo quarto. E quindi tiri liberi e possesso per Rorai. Alessio Freschi in lunetta. Solo uno su due. E c'è anche il possesso offensivo per i Naoniani. Risotti, Freschi dall'angolo, sbaglia, rimbalzo per Massarotti. Trabesichi che ha una mezza idea di tirare da tre, ma poi preferisce il gioco in continuità. Camisotti. Camisotti va a cercare spazi, li trova con un paio di virate e poi sbaglia il semilancio. Ferruglio fa ripartire la transizione offensiva della Giacchi Basket Tank. De Marchi. Ancora Ferruglio segna con il fallo di Camisotti, non prendete fuori. Ronaldo Ferruglio fa valere la sua fisicità e va in rete con tiro libero aggiuntivo. Sbagliato, rimbalzo di Daniele De Marchi, che poi tenta l'iniziativa individuale, subisce il fallo di Massarotti, altri due tiri liberi. Terzo fallo per Massarotti, che scende in panchina, sostituito da Mattia Marchi, numero 3. Finalmente un tiro libero a segno da parte di Daniele De Marchi. Parità quota 31, 2 minuti e 51 secondi al termine del secondo periodo. In mezzo alla zona d'attacco per Rorai. Camisotti si butta dentro, un po' goffo, perde palla, possesso per i padroni di casa che possono con un canestro. Mosley adesso di potenza fuori dell'area, due punti, e quindi mette il naso avanti la formazione di Sergio Pesante. Camisotto dal modo finta il tiro da tre, poi ne regala uno migliore a Begicchi, ma poco dopo l'assist dal Moro va a sfondare. Eccellente anche il lavoro difensivo di Sandri, quindi buon recupero del possesso da parte del Basket Time. Tiene possesso della palla.
marchi in virata, brutta scelta anche perché era forzata dove c'erano tante maglie gialle pronte ad attenderlo. 105 secondi al termine del secondo quarto, Freschi Camisotti riceve e a centro area di sinistro di tecnica, facendosi beffe nel movimento difensivo di Ferruglio, va a realizzare il canestro del 33 pari. Stiamo per entrare nell'ultimo minuto del secondo periodo. Mosnick, Ferruglio ribalta al lato, gioco un taglio flash di Mosnick che appoggia la tabella ma non prende il ferro, in modo accelera, si spazia rispetto al difensore, forse con una spinta. Marchi cost to cost, sbaglia ma subisce un altro fallo, grazie al quale andrà in lunetta. Il fallo è di Dalmoro. 61 secondi al termine del secondo periodo, torna in campo Nicolo Springolo. Per De Marchi, contropiede Freschi, sbaglia ma il tapin schiacciato al volo da parte di Camisotti, il canestro più spettacolare della serata, vale il più 2 per Rorai. 45 secondi al termine del primo periodo, del primo tempo scusate, secondo periodo. Ferruglio fade away di tabella, una mattonata, inerzia per Rorai che ha ancora un'opportunità sempre con Camisotti per allungare. Alla fine il pallone arriva a Del Moro, da due punti, arresto e tiro, fatto molto bene. Bravo anche Del Moro, più 4 per Rorai, 20 secondi alla fine del primo tempo. Springolo può andare fino in fondo. Ci vuole il post-up di Mosnick, posto a Tiamarchi. Mosnick, extra pass per Daniele De Marchi, altro canestro interessante. All'ultimo secondo non va a segno la preghiera del Moro, secondo quarto va attivo su punteggio di 35-37 per Rorai in casa del Basket Time. Basket Time in casa contro Rorai nella seconda di andata del campionato di Serie D in Friuli Venezia Giulia, più 8 che resta tale anche dopo l'errore di Mosnick per il padrone di casa. C'è però Ferruglio a rimbalzo offensivo che si guadagna due tiri liberi per il fallo di Kilbrew. Gli arbitri di questo incontro sono i signori Cottugno e Fornaro. Terzo quarto nel quale Rorai ha un po' perso il lume del gioco dopo che aveva concluso il secondo periodo con l'inerzia dalla propria parte. Su questo quarto periodo Basket Time sta allungando, è arrivato anche a più 10 e questo è il massimo vantaggio dei padroni di casa allenati da Sergio Pesante. Pesante che sta insistendo su questa zona, adesso 2-3. Camisotti, in qualche modo la palla arriva a Freschi che finisce per le terre, alto contropiede casa Basket Time, rientra bene con la transizione difensiva Rorai. Sandri, De Marchi da tre punti, posizione frontale, più 13 Basket Time che vuole allungare con decisione. Rottura prolungata nell'attacco naoniano, ci trova Begichi ma anche lui sbaglia. Buttala, buttala.
ancora Ferruglio da tre punti. Freschi sulla vedata, perde palla. Sconsolato Paolo Freschi in panchina, larga le braccia. Smosnik a centro area, adesso il tiro nella sua classica azione. Più 15 basket time. Camisotti, Vesicchi. Freschi spezza la prima linea. Vesicchi, movimento Djordjevic sul primo ferro. Camisotti ci mette una pezza all'imbalzo offensivo. Giovanni De Marchi, Ferruglio, Sandri, Daniele De Marchi, Fade Away, canestro, sempre più 15, 6-9, 5-4. Poi Bejiki va a realizzare da tre punti, denotando voglia di restare in partita per gli ospiti. De Marchi in virata, giro dorsale, contropiede per Lorai del Moro. Moro non solo sbaglia il sottomano, ma poi commette anche fallo antisportivo, chiamata molto fiscale da parte dell'arbitro. Basso, ci gira dalla palla sbagliata e poi la palla persa, c'è il fallo di Giovanni De Marchi. +14 per la Geatti basket time. Freschi, Camisotti, del dopo ancora con Freschi, adesso il tiro sul primo ferro, rimbalzo di Mosnik. 6 minuti e mezzo al termine. Mosnik in fade away dall'angolo. Sta allungando il basket time e anche Mosnik sta aumentando il suo fatturato. Dall'altra parte Freschi di grinta, arriva al ferro, tiene a -14 i suoi, ma ci stiamo avvicinando rapidamente alla metà del quarto periodo. De Marchi sbaglia l'appoggio, altro break per Rodai con Alessio Freschi che serve di no look Massarotti, poi sbaglia anche Bejiki il rimbalzo, il tap-in. Massarotti da sotto sbaglia e poi Ferruglio mette d'accordo tutti recuperando il possesso. Sandri, dai, vai con Mosnik. Sandri sbaglia al terzo tempo, forse c'era un contatto, poi butta via il pallone Massarotti servendo uno Sputnik a incontrollabile a Bejiki. Ferruglio ci mette ordine, Giovanni De Marchi dice c'è troppa confusione.
cerchiamola con raziocinio. Mosnik, incrocio, palleggio, resto, tiro, tira una tabellata terrificante, momenti sprazzi di tutto tranne che pallacanestro al pallavecchiato. Massalotti, taglio di Bejiki, ancora Massalotti, dritto per dritto, tacca il canestro, passo d'incrocio e errore, rimbalzo per Daniele De Marchi. Poi bel backdoor di Sandri, subisce un fallo in sincrono di Massalotti e Timbriu, il fallo è assegnato a Massalotti che poi in panchina si lascia andare un gesto di stizza scalciando un borsone, spero che fosse suo perché se magari c'era qualcosa di non suo dentro un'altra borsa si sarà sicuramente spaccato. Fallo tecnico Massalotti. Sandri amministra dalla lunetta. Time out chiesto da Freschi che vede i suoi deragliare pericolosamente a meno 17 sul 7-6-5-9. Dopo il time out si riprende con gli ospiti, coach Paolo Freschi a caccia di una possibile rimonta, sempre più complicata però perché sul meno 17 a 4 minuti e mezzo la situazione è complicata. Alessio Freschi subisce il fallo di Giovanni De Marchi. Freschi, lì non c'è luce, subisce anche un colpo, credo una specie di un Lopez o qualcosa, fallo di Giovanni De Marchi. Viene concesso anche l'ingresso collaboratore di Paolo Freschi per le cure del caso a Alessio Freschi. Dai,
stato anche un tecnico, non ho capito bene a chi, infatti anche Paolo Freschi Pacchina dice che cosa è fischiato, a chi? Un tecnico amministrato da Sandri. Nel frattempo Alessio Freschi torna in panchina, al suo posto è entrato il numero 5 Rodaro. Dal modo sbaglia il fadeaway, è proprio Rodaro, va a prendere il rimbalzo offensivo. È entrato anche il numero 16 Paier. Dal modo Sandri, dal modo in qualche modo rinculando verso canestro, mette a segno due punti. 3 minuti 45 secondi al termine della partita. Il controllo della situazione basket time. Sandri vuole De Marchi in post basso, De Marchi ex a Pesper, Feruglio piuttosto lento, lo stop a Kilbriu. In modo accelera i ritmi, sfortunato, la palla impedisce un tiro da tre punti del numero 4 Naoniano. Taglio di Spingolo, c'è il fallo di Rodaro, avendo esaurito il bonus Rodai. Sono due tiri liberi per il playmaker udinese. Sul più 18, ultimi 3 minuti, vediamo se c'è qualche moto gol. Scusate, basket time, la partita in pugno sul più 18, vediamo se c'è qualche moto gol da parte di Rodai, che però subisce in contropiede da parte di Sandri il canestro del meno 20, 81-61. Chiude bene Feruglio, altro contropiede per basket time, che però si espone al ribaltamento del gioco con Dal Moro, che non sfrutta il sovrannumero. Ormai il linguaggio del corpo dei giocatori di Rodai è quello di chi l'ha data sul meno 20 a 2 minuti e 15 secondi al termine. A segno solo secondo tiro libero di Spingolo. Entriamo ora negli ultimi 2 minuti e c'è un altro recupero da parte di Giovanni De Marchi, ma i giocatori di Paolo Freschi sono mentalmente sotto la doccia. Vediamo solo di capire quale sia il risultato finale. Spingolo, De Marchi da tre punti, Pannella
Payer. Payer tenta un complicato passaggio verso Tonon. Palla recuperata dal Basket Time con Sergio Pesante, che manda sul cubo dei cambi anche il numero 16 Sbaitz al posto di Feruglio, al quale viene concessa la standing ovation. Dietro la schiena per Gabriele Vitale. Lui. E... no, è Sbaitz con numero 16. Palla in attacco per Basket per Rodai. In qualche modo sull'assist di Sbaitz, più 25 per Basket Time. Rodai è proprio staccato da spina, anche se adesso va a segno con Mattia Marchi. E esce anche Capitan Sandri, sostituito da Cerny. Che si sentisse la necessità di questo time out a 50 secondi dalla fine, ma tant'è, con un attacco Basket Time con Giovanni De Marchi. Si cerca di far segnare Cernic, questo è Sbaitz, che perde palla. 28 secondi alla fine, Cestiuti supera la metà campo, inseguito da Tonon. Alto fallo. E due tiri liberi per Federico Ceschiutti. La palla arriva a Cernic, che ha la sua occasione. Cernic sbaglia, adesso fuori, poi anche De Marchi sbaglia da sotto, e alla fine la partita va in archivio. Basket Time 87, Rovai 63. Grazie per averci seguito, al sentirci di vederci sulle nostre frequenze.